Torniamo al nostro JavaScript. La volta scorsa avevamo chiuso parlando di array e adesso vediamo un attimo come possiamo utilizzare degli array per risolvere quel piccolo problema che avevo posto la volta scorsa. Allora, vi ho dato una stringa contenente dei numeri, quindi neanche un array. L'obiettivo è quello di scrivere il codice JavaScript che riporti i numeri su una riga di una tabella, stampi la media dei numeri e ovviamente la riporti nella pagina HTML. Come facciamo? Allora, il primo passo è quello di prendere quella stringa e tirarne fuori un array su cui io posso andare a fare un'iterazione. Ok? Se devo iterare, io ho bisogno di una struttura dati composta, quindi l'array. E questo lo faccio con questa riga. Array di numeri uguale numeri.split e metto la virgola. Quindi il metodo split delle stringhe mi permette di spezzare la stringa in corrispondenza di quel separatore. Dopodiché cosa faccio? Vado a definire una variabile accumulatore e poi questo ve lo sposto quassù, così lo vediamo meglio. Ho una variabile accumulatore e poi faccio un ciclo per i che va da 0 a n.length più più i e qui dentro vado a recuperare tutti i valori. Sommo al mio accumulatore a n e poi calcolo la media come la somma ottenuta diviso la lunghezza. Vi commento un attimo questa parte che riguarda la tabella perché ci arriviamo dopo, ci concentriamo per il momento sulla media. Quindi sommo e stampo. Qui in particolare stampo con una precisione di 3 cifre. Risultato. Guardate qua. Metto il giusto. E quindi ho media 52,1. Attenzione a come ho scritto il codice. Vedete che qua c'è un più. Se io questo più lo tolgo, il risultato nella mia media è 1.78 e 12. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa operazione qua, più uguale, viene considerata come un'operazione di concatenazione. Se ci pensate, l'array che io ottengo con questo split è un array di stringhe. Se io faccio numero più stringa, cos'è il risultato? Una stringa che è data dalla concatenazione del numero più la stringa stessa. Quindi io concateno 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 4, 3, 6, 5, 9, 8, 2, 4.
e lo divido per 7. Quindi, se io torno di qua e faccio, vado ad aprire la console, e vado a mettere 0 seguito da tutti questi numeri, ingrandisco un po' perché altrimenti non si vede niente, quindi concateno a mano questi numeri dopo averli separati con la virgola, diviso 7, ottengo 1, 7, 7, eccetera, eccetera, eccetera. Se io vado a fare questa operazione qua, punto to precision di 3, ottengo 1, 78 e 12. Che ovviamente non c'entra nulla col 52, qualcosa che è in realtà è la media vera. Perché avete visto, concatenando tutte quelle cifre, quei numeri come stringhe, poi vengono convertite in numero e divise per 7. Quindi, la morale è: quando dovete trattare dei numeri, metteteci sempre un più davanti. Più davanti a una stringa, converte quella stringa in un numero. Ovviamente se la stringa non contiene un numero, il risultato è imprevedibile, ma comunque avreste avuto un risultato errato in ogni caso. Ok, quindi... in generale, tutte le volte che avete a fare con dei numeri, metteteci un più davanti, perché non sapete se quel valore lì è stato memorizzato come una stringa o come un numero. Quando leggete dei dati da un file, ad esempio, normalmente tutti i dati sono stringhe. Quindi la conversione in numero è qualcosa che dovete fare sempre. Se per caso quel valore fosse già un numero, metterci un più davanti non cambia nulla. Resta un numero. E quindi non modifica il numero, ma invece converte la stringa in numero. Abbiamo visto questo document.write che stampa P, media, il valore e poi il nostro slash P, che è quello che abbiamo visto nella pagina. Un'altra richiesta era quella di andare a definire, andare a visualizzare tutti i numeri all'interno di una tabella, una cella dopo l'altra. Quindi, cosa faccio? Io devo fare un document write table e un document write slash table in fondo. Io in realtà qui ho messo lo stile, ma questa cosa qua non è proprio bella da vedere. Quindi quello che posso fare è togliere questo e, ad esempio, qua nel head andare a mettere un tag di stile in cui vado a riportare questi valori. Quindi border top un punto solid black,
non so come mai mi dà l'errore. Quello che posso anche fare è andare a mettere td due punti and child odd scusate, l'errore mi veniva dato perché non avevo messo il selettore ovviamente and child e andare a mettere background color due punti seashell. A questo punto il mio codice cosa fa? Abbiamo detto che abbiamo un document write table e poi la riga. Per ogni valore che io vado a recuperare faccio un altro document write table data l'elemento iesimo dell'array e slash table data. E poi dopo il ciclo faccio un document write slash tr, quindi chiudo la riga e chiudo la tabella. A questo punto, se salvo e vado a ricaricare la mia pagina, quello che ottengo sono questi numeri, 12, 45, 78, 43, eccetera. Non si nota molto lo sfondo, ma comunque sono, i numeri sono quelli. Se vogliamo distanziarli un po' di più, possiamo mettere per tutti i table data un padding due punti 5 punti. Così li abbiamo un po' più distanziati. E la media è questa qua. Quindi, quello che posso fare con il document write è mettere un blocco di che contiene uno script e all'interno di quello script andare a eseguire delle stampe, ad esempio, di questi valori che vengono scritti direttamente nel documento e vengono poi interpretati dal browser come codice HTML. Ovviamente quello che otteniamo è difficile da verificare perché se per caso commettiamo qualche errore, dimentichiamo un table, il risultato poi alla fine è abbastanza imprevedibile. Potrebbe essere visualizzato, potrebbe invece potremmo ottenere qualcosa che non è quello che volevamo visualizzare. Attenzione, la cosa importante da ricordare è che quando noi utilizziamo document.write, questo viene eseguito nel momento in cui io scorro il codice. Quindi quel codice lì, script, viene eseguito quando il browser arriva qua, legge il tag.script, lo passa all'interprete JavaScript, il quale analizza il codice e lo esegue. Quindi viene eseguito in quell'istante e in quella posizione lì vengono inseriti questi elementi, quindi quello che noi stampiamo col document.write.
Quindi questo è un modo di andare a generare del contenuto all'interno di una pagina. Vedremo poi che in realtà molto spesso quello che viene fatto non è tanto questo, quanto piuttosto andare a prendere un elemento dentro la pagina e inserire al suo interno, dinamicamente, dopo che la pagina è stata caricata, del contenuto. Perché? Perché fondamentalmente questa operazione qua è lenta. Vuol dire che il browser, quando arriva a quello script, si ferma, lo esegue e finché l'esecuzione non è terminata, non può proseguire con il resto della pagina. In generale è molto meglio caricare tutta la pagina e poi, una volta che la pagina, almeno l'infrastruttura generale, è a posto, andare a aggiungere del contenuto in varie posizioni. Ok, torniamo ai nostri array. Abbiamo visto come lo possiamo dichiarare, abbiamo visto come possiamo generarne uno utilizzando il metodo split e qui vediamo come possiamo andare a costruire degli array. Allora, i metodi che di solito utilizziamo sono push e pop. Push aggiunge un elemento in coda all'array, per cui è comodo se io voglio, ad esempio in un ciclo, andare a costruire gli elementi di un array uno per uno, posso fare il push a ogni iterazione e questo aggiunge un elemento in coda all'array. Il pop sostanzialmente fa l'operazione contraria, quindi toglie l'elemento. E esiste poi il metodo join che, se vogliamo, è l'opposto dello split di una stringa. Il metodo join prende tutti gli elementi di un array, li concatena assieme con un certo separatore. Per cui se io nel codice di prima facessi un'operazione di join degli elementi che ho ottenuto dallo split, ottengo esattamente la stessa stringa di partenza. Come faccio a fare un'operazione di ordinamento di array? Allora, posso scrivere del codice che ordina un array. Quanti di voi sono in grado di scrivere il codice che ordina gli elementi di un array? Tutti? Almeno un bubble sort dovreste essere in grado di scriverlo. Okay? Non vi chiedo di fare algoritmi più complessi e più efficienti, ma il bubble sort dovreste conoscerlo. In realtà questa operazione qui di solito non si fa perché c'è già un metodo che si chiama sort degli array che permette di fare l'ordinamento. Il problema sorge quando io ho un ordinamento fatto su dei numeri. Cosa pensate che possa essere il risultato di quella dell'ordinamento di quell'array numerico? Scusate. Cancelliamo questo e qui mettiamo il codice
E il risultato qua è 1, 10, 12, 2, 3, 3 e 4. Perché? Perché già JavaScript che cosa fa? Prende quei valori, li converte in stringhe e poi li ordina come stringhe. Quindi, quando cerchiamo di ordinare degli array numerici, il risultato è ovviamente diverso da quello che ci attenderemo. JavaScript è stato pensato per trattare più che altro delle stringhe, i valori numerici sono qualcosa di secondario, per cui tutto viene trattato come una stringa. Cosa devo fare? Allora, quello che posso fare è passare al metodo sort una funzione che permetta di andare a ordinare gli elementi. Scusate. Quindi, se torniamo al nostro codice di prima, abbiamo il nostro numero, array di numeri, io voglio una funzione che, dati due numeri, mi dica se uno è più grande dell'altro o se sono uguali. E come fa a dirmelo? Me lo dice con quella che è una convenzione standard nel confronto in qualunque linguaggio di programmazione. È un valore numerico che normalmente è uguale a 0 se i due valori sono uguali, uguale a meno 1 o un valore negativo se il primo è più piccolo del secondo, e un valore pari a 1 più 1 o un valore positivo se il primo è più grande del secondo. Quindi, sostanzialmente quello che possiamo fare è andare a definire una variabile, una funzione, che io qui metto in una variabile, confronta, che ha due parametri, A e B, e che restituisce A meno B. Var confronta, non lo posso scrivere così, uguale function AB, return A-B. A questo punto io posso andare a fare il mio nArray y.sort e gli passo come parametro questa funzione che si chiama confronta. A questo punto il risultato è quello che mi aspetto, 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Quindi attenzione agli ordinamenti di array numerici, perché il rischio è questo. Il codice che abbiamo visto qua sopra sostanzialmente è la stessa cosa, solo che invece di definire una variabile che contiene una funzione, passa la funzione direttamente come parametro del metodo sort. Quel tipo di scrittura, quindi passare una funzione come parametro, è diffusissima in JavaScript.
Io invece di definire una funzione, passarla come parametro, passo direttamente la definizione di quella funzione. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a prendere, scusate, non trovo più il codice qua, ve lo scrivo qua come frammento JavaScript in WebStorm che si legge meglio, io posso definire una funzione che posso chiamare esegui e che ha come parametro un'altra funzione. Che cosa fa questa operazione, questa funzione? Sostanzialmente fa document.write. Io ne avevo segnate 3 di ore però, Risultato, 2 punti, più un'altra funzione aperta chiusa tonda, più punto. Quindi cosa fa? Prende il risultato che gli dà l'altra funzione, che è il parametro, e lo mette dentro risultato due punti, eccetera. Quindi io posso, ad esempio, andare a dire che ho la mia funzione hello che restituisce return hello. Quindi se io faccio esegui hello, il risultato sarà risultato due punti hello col punto esclamativo punto. Lo possiamo vedere qua. Se io ricarico la pagina, scusate, questo è esegui e non esegui. Vedete, risultato e l'ho. In maniera del tutto analoga posso fare esegui function aperta chiusa tonda aperta graffa return risultato di funzione anonima. Si chiamano funzioni anonime perché non hanno un nome, cioè function e basta. Quindi a questo punto cosa otteniamo? Un'altra stampa. Fatemi mettere un tag di p e slash p, così il risultato viene messo una riga dopo l'altra, per cui se io
rieseguo, vedete che ho il risultato hello e poi il risultato è una funzione anonima. Quindi le funzioni vengono veramente trattate come variabili. Qual è la differenza tra una variabile normale e una funzione? Che in un caso passo dei dati, nell'altro caso passo un comportamento del codice da eseguire. Parametro con dei dati o parametro con del comportamento o del codice, se preferite. Questo uso delle funzioni è estremamente diffuso. Alcuni dettagli in più. Allora, in generale i parametri delle funzioni non sono controllati, quindi io posso definire una funzione con tre parametri e passarne uno, o definire una funzione con due parametri e passarne quattro. Cosa che in altri linguaggi di programmazione sarebbe ovviamente bloccata subito dal compilatore. Quindi tutti i parametri sono di fatto opzionali. Cosa succede se io non passo un parametro a una funzione? All'interno della funzione quel valore viene considerato come undefined. Quindi se ho una funzione che calcola il doppio di un numero e non gli passo nulla, il risultato cosa sarà? Non sarà undefined, perché 2 per undefined fa not a number. Però sostanzialmente è un valore non valido. In realtà io posso gestire questa situazione in cui non ho tutti i parametri o ne ho alcuni utilizzando questo oggetto predefinito che si chiama arguments. Quindi dentro una funzione io ho questo oggetto arguments che ha alcuni parametri, in particolare length, che mi dice quanti parametri sono stati effettivamente passati e mi permette di accedere al parametro iesimo con delle quadre. Per cui, se io ho i parametri A e B definiti nella funzione e me ne vengono passati non 2 ma 10, posso accedere al terzo, al quarto, al quinto parametro con arguments di 2, 3, 4, 5, eccetera. Quindi il numero di parametri tendenzialmente è puramente indicativo. Di solito sono utilizzati, ma se non li metto, automaticamente il valore viene messo undefined. Se ne metto in più, non me ne accorgo se non utilizzo questo arguments.length che mi dice quanti parametri sono stati passati. A quel punto posso utilizzare le quadre per accedere a un certo elemento. In generale, se io voglio capire se un parametro è stato passato oppure no, posso confrontarlo con undefined. Per cui, ad esempio, in questo caso la funzione increment di A e B, se B è omesso, automaticamente lo metto uguale a 1. Quindi, cosa fa? Confronta B con undefined, se B è effettivamente undefined, allora mette B uguale a 1 e poi fa la somma tranquillamente. Quindi, in questo modo, io ho la possibilità di avere dei valori predefiniti per le mie variabili. Nella versione
HTML Script 6, io posso anche andare a mettere direttamente il valore predefinito in questo modo, a uguale a 0 più uguale a 1. Per cui se li ometto, automaticamente quello è il valore che viene loro assegnato. Quindi questo b uguale a 1 equivale in tutto e per tutto a fare if b uguale undefined b uguale a 1. Solo che non lo scrivo esplicitamente, ma mi viene messo automaticamente dal compilatore JavaScript. Abbiamo detto che le funzioni sono qualcosa che viene utilizzato molto spesso in JavaScript, per cui, ad esempio, io posso andare a definire delle funzioni dentro delle altre funzioni. Ad esempio, questa funzione dist che calcola la differenza, scusate, la distanza tra due punti, date le loro coordinate, sfrutta quella funzione squareDiff che calcola la differenza al quadrato. Per cui sqx è squareDiff di x0, x1, sqy è squareDiff di y0, y1 e il risultato è math. Vi ricordate che l'oggetto math è quello che contiene tutte le funzioni matematiche, sqrt, che sta per radice quadrata, di sqy più sqx. E questo è il risultato. Quindi è abbastanza comune andare a definire delle funzioni annidate per evitare di ripetere delle espressioni complesse. Le funzioni annidate possono addirittura accedere alle variabili locali. Guardate questa funzione, multiple AB, che moltiplica a per b. Io cosa ho fatto? Ho definito una funzione by di x che restituisce x, che è il parametro, moltiplicato per a, dove a che cos'è? È il parametro che viene passato alla funzione. Quindi il risultato è by di b. Chiamo la funzione by passandogli b. La funzione by cosa fa? Restituisce il parametro, che è b, moltiplicato per a. Allora, nessun programmatore è così masochista da scrivere una moltiplicazione in questo modo. Ok, io ve l'ho scritta proprio per fare una funzione molto semplice, qui si capisse chiaramente come funziona l'utilizzo delle variabili interne, ok? Perché fare una moltiplicazione con una doppia chiamata di funzione, una delle quali è definita all'interno dell'altra, è veramente oltre il comprensibile. Se il vostro obiettivo è rendere il codice incomprensibile a chi lo deve leggere, allora questa potrebbe essere la via giusta, ma di solito non si fa. Quindi vedete che le funzioni annidate hanno, oltre all'utilità di poter definire un'operazione una volta e poi richiamarla di tante, senza definire una funzione globale, ma locale a un'altra, possono anche utilizzare dei valori presenti all'interno dell'altra funzione. Guardate quest'altro esempio. Io ho la funzione quote che riceve un array e l'elemento sinistro e l'elemento destro.
che ha una funzione al suo interno che si chiama addQuote, che prende il parametro e restituisce e accoda alla variabile res la quotazione sinistra, il valore x e la quotazione destra. Quindi io cosa faccio? Faccio un ciclo che per ogni elemento dell'array, se i, cioè se i è diverso da 0, aggiunge la virgola e poi fa add quote dell'elemento iesimo dell'array. Quindi il risultato è che se io passo un array con A, B e C e dico che la quotazione sinistra è la graffa aperta, la quotazione destra è la graffa chiusa, ottengo questo risultato, dove graffa C graffa è il risultato di questo add quote. Altro caso in cui la funzione annidata usa delle variabili locali. Quindi, mentre in questo caso della moltiplicazione masochista la funzione leggeva soltanto, in quest'altro la funzione interna addQuote scrive in una variabile locale. A questo punto sorge un problema. Finora abbiamo visto delle funzioni che sono utilizzate dentro un'altra funzione e lì muoiono. Ma in realtà, potenzialmente, la funzione che io definisco dentro un'altra funzione potrebbe essere restituita come valore finale della funzione esterna che la contiene. A questo punto, se la funzione interna che viene restituita accede alle variabili locali della funzione esterna che la contiene, come fa questa funzione a funzionare? Visto che le variabili locali, una volta terminata la funzione esterna, scompaiono. Questo è noto come il fun-arg problem. Function argument problem. I linguaggi di programmazione hanno due possibili soluzioni a questo problema. Uno, vietano di restituire le funzioni, o vietano a una funzione annidata di accedere alle variabili locali della funzione che la contiene. Oppure trovano una soluzione che di solito viene chiamata closure. Guardate questo altro esempio. Io ho una funzione buildGreeter che costruisce un qualcosa che saluta e ha come parametro un nome. Che cosa fa? Costruisce un messaggio che è hello più name e restituisce una funzione che restituisce questo messaggio. Quindi io posso definire una variabile greeter uguale build greeter John e poi se chiamo greeter il risultato di questo dovrebbe essere hello John. Ma io quando chiamo questo greeter qua la funzione build greeter ormai è terminata, quindi questa variabile msg dovrebbe essere scomparsa. In realtà tutto funziona correttamente perché JavaScript cosa fa? Crea una copia delle variabili locali e sostanzialmente la impacchetta e la associa alla funzione che viene restituita. Quindi quella funzione che viene restituita si porta dietro una copia di quella variabile msg e ovviamente è quella che poi utilizza quando viene invocata. Questo meccanismo si chiama closure. La closure o chiusura è sostanzialmente l'insieme di tutte le variabili che vengono utilizzate da una funzione definita dentro un'altra.
A volte, in senso traslato, viene chiamata closure anche la funzione stessa che viene restituita. Le closure sono un'altra caratteristica che in Java viene utilizzata in maniera molto estesa. Quindi questo è un altro esempio di closure. Quindi abbiamo la funzione x che sostanzialmente restituisce x concatenato con un carattere di quotatura di apertura e uno di chiusura. Quindi quella quote factory mi restituisce una funzione a cui posso passare una stringa e automaticamente mi restituisce quella stringa quotata. Quindi le closure e le funzioni che restituiscono altre funzioni sono un'altra caratteristica abbastanza diffusa in Java. Ultima caratteristica fondamentale del linguaggio JavaScript è quella degli oggetti. Gli oggetti sono degli aggregati che hanno delle proprietà e ogni proprietà ha un valore. Le proprietà di solito hanno un nome. Io posso accedere alle proprietà degli oggetti in due modi, con il punto, ad esempio come faccio con le stringhe, quindi faccio text.length, mi dà la lunghezza dell'oggetto stringa. Secondo modo di accedere alle proprietà è utilizzando le quadre, ma mettendo dentro le quadre non un indice, ma bensì il nome delle proprietà a cui accedo. Quindi text quadre length mi dà esattamente il valore della proprietà length, esattamente come text.length. Quindi queste due scritture sono equivalenti. La seconda è un po' più macchinosa, ma ha il vantaggio che invece di mettere una stringa come ho fatto io, dentro ci posso mettere una variabile che contiene una stringa. Quindi una variabile che mi dice qual è la proprietà di un altro oggetto a cui voglio accedere. Come posso dichiarare gli oggetti? Beh, il modo più semplice è andare a enumerare le proprietà e i loro valori. Ad esempio, car uguale graffa, proprietà due punti valore, virgola, proprietà due punti valore, e poi chiusa graffa. Questo è il modo più compatto di andare a creare un oggetto. Ovviamente io in JavaScript posso modificare gli oggetti come voglio, per cui posso aggiungere delle proprietà dopo, quindi posso fare car.model uguale 500L. Questo aggiunge una proprietà che si chiama model all'oggetto che ho creato qua sopra. Oppure car.color uguale a silver e questo aggiunge silver a questo stesso oggetto. Posso anche cancellare delle proprietà, quindi se faccio delete car.power, questo mi elimina la proprietà power dentro car. Posso poi andare a verificare se una proprietà è contenuta dentro un oggetto, quindi se faccio model in car, questo mi darà true. Per cui posso accedere all'attributo model dentro car. Posso anche accedere a una proprietà che non esiste e questo mi dà come valore undefined. Quindi posso testarlo con in, oppure posso accedere alla proprietà e se non c'è, il valore è undefined. Quindi questo è il modo di trattare gli oggetti e le loro proprietà in JavaScript.
Usando l'in io posso anche scrivere un ciclo che va a iterare su tutte le proprietà di un oggetto, per cui ad esempio for x in car vuol dire per ogni proprietà x che si trova in car posso fare console.log x, che è il nome della proprietà, due punti, car di x, che è il valore della proprietà x dentro l'oggetto car. Quindi il risultato di questo loop sarà brand Fiat model 500L color silver. Vedete che in questo caso le quadre vengono utilizzate per selezionare una particolare proprietà che non è fissa ma varia iterazione per iterazione. Io posso definire come valore di una proprietà una funzione. Per cui vedete che qua car.show uguale function. Quando io chiamo questo metodo, perché si chiama metodo una funzione che è il valore di un attributo di un oggetto, lo posso fare in questo modo, car.show, aperta e chiusa tonda. A questo punto, dentro show, esiste questo oggetto speciale che si chiama this, che corrisponde all'oggetto corrente. Per cui, this.brand è il valore della proprietà brand dentro l'oggetto su cui è stato chiamato il metodo show. This.model è il valore della proprietà model dell'oggetto su cui è stato chiamato il metodo show. Per cui car.show che cosa fa? Mi dà come risultato questa stringa. This is è Fiat, che è il brand, e poi 500L, che è il modello. Per chi conosce Java, questa notazione è sostanzialmente analoga. This vuol dire l'oggetto corrente. Buona parte dei linguaggi di programmazione usa this per indicare l'oggetto corrente. Non tutti, perché ci sono eccezioni. Python, ad esempio, usa self. Però l'idea è la stessa. C'è questa parola chiave che dice l'oggetto corrente su cui viene eseguito il metodo. Gli oggetti possono essere creati in due modi, come vedete in alto, quindi con l'enumerazione, oppure in questo modo, dicendo car uguale new object. Object è una funzione che restituisce un nuovo oggetto. E poi posso andare ad aggiungere le proprietà in questo modo, una dopo l'altra. In realtà molto spesso è comodo andare a creare gli oggetti non così a caso, mettendo delle proprietà, ma andando a definire degli oggetti che hanno una serie di proprietà ben definite e tutte uguali. Per cui quello che posso fare è definire queste funzioni che si chiamano costruttori. Un costruttore che cosa fa? È una funzione che ha il compito di costruire un oggetto. Vedete che usa il this. Per cui questa funzione costruttore car riceve tre parametri, brand, model e color, e fa this.brand uguale a brand, this.model uguale a model, this.color uguale a color. Quindi assegna dei valori a queste tre proprietà, brand, model e color. Come faccio a utilizzare un costruttore? Lo utilizzo in questo modo, con questa parola chiave che si chiama new. Quindi new car, Fiat 500 Silver,
mi crea un oggetto che ha queste tre proprietà, brand, model e color, inizializzate con questi valori che vengono passati. Quindi i costruttori sono comodi perché permettono di creare in maniera abbastanza compatta, quindi passando dei parametri a una funzione, degli oggetti che hanno una certa struttura, cioè un insieme di proprietà. Vedete che questa scrittura qua, che vediamo qui, è decisamente più compatta di queste due. Perché io non devo ripetere il nome delle proprietà. Il nome delle proprietà è nascosto dentro il costruttore e quindi è decisamente più compatta e mi permette di creare gli oggetti esattamente con le stesse proprietà. In JavaScript esistono una serie di costruttori predefiniti. Object l'abbiamo già visto. In realtà, se io faccio graffe e l'elenco di proprietà, ottengo la stessa cosa, è come se avessi chiamato new object. Array anche ha la scorciatoia del aperta chiusa quadra. Regexp, che sta per regular expression, anch'essa ha la scorciatoia, quindi slash e slash. Function, che mi permette di creare una funzione a cui passo sostanzialmente i parametri e il corpo. E di solito però la scrivo con la parola chiave function, il nome, i parametri da parentesi e il corpo tra le graffe. Quindi vedete che qui emerge chiaramente come le funzioni non siano altro che oggetti, un po' particolari, ma effettivamente degli oggetti con delle proprietà. Abbiamo date, abbiamo string, abbiamo number, abbiamo boolean. In realtà string, number e boolean non sono esattamente quelli che utilizziamo normalmente, sono una variante. Di solito è meglio utilizzare quelli standard, perché questi qua hanno delle prestazioni leggermente inferiori. Alcuni oggetti, vediamo ad esempio le date, io posso creare una nuova data e quella automaticamente è la data corrente. Il costruttore può accettare anche un numero. A quel punto il numero è il numero di millisecondi a partire dal 1 gennaio 70. Oppure una stringa. Una stringa, a quel punto la stringa viene interpretata, viene convertita in un valore data. Oppure posso andare a specificare anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi e millisecondi. Quindi tutta quella serie di parametri. O un sottoinsieme di quei parametri. Per quanto riguarda le funzioni, è interessante sapere che ci sono due metodi degli oggetti funzione che si chiamano call e apply. Per cui io posso chiamare una funzione chiamando il metodo call sull'oggetto funzione. A questo punto noi abbiamo gli oggetti che sono delle entità che contengono valori ed eventualmente metodi. E abbiamo le closure che in realtà sono funzioni che si portano dietro una serie di valori che è come se fossero delle proprietà. Per cui se io ho bisogno di un oggetto che abbia un unico metodo, quell'oggetto lo posso realizzare tramite una closure oppure tramite un oggetto.
sostanzialmente le due varianti alla fin fine possono darmi dei risultati analoghi. Salto questa parte e vi aggiungo un altro paio di informazioni relative a JavaScript prima di terminare. Quando ho bisogno di gestire degli errori, lo posso fare restituendo un valore particolare, undefined o altro. Quello che di solito viene fatto è andando a segnalare delle eccezioni tramite, scusate, le situazioni anomale tramite delle eccezioni. Le eccezioni vengono generate con quella parola chiave, throw, seguita da un qualunque valore, una stringa, un numero, un oggetto, quello che volete. Quando io faccio throw, l'esecuzione del codice viene bloccata in quel punto, si torna al chiamante del chiamante e così via, finché non trovo un blocco che contiene un try. Se l'eccezione viene generata dentro il blocco try, cosa succede? Che si passa direttamente al blocco catch seguente. Quindi se dentro questa funzione viene eseguito un throw, automaticamente da quel punto si salta direttamente dentro questo catch. E dentro il blocco catch io posso andare a eseguire qualunque operazione che gestisca in qualche modo l'anomalia. Per cui vedete che in questo caso ho questa funzione che genera comunque un'eccezione, che è una stringa. Quindi quando chiamo questa funzione automaticamente l'esecuzione si blocca, quindi se io avessi altre linee dopo questa non vengono mai eseguite. Dal throw si salta direttamente al catch, al try catch che è più vicino e che contiene quella funzione. Per cui è il risultato che viene stampato questo messaggio d'errore. Ultima annotazione, convenzioni di codice. Non si usano in JavaScript molto spesso gli underscore. Di solito si usa come convenzione quella che viene chiamata camel case, la stessa che ad esempio c'è in Java. Quindi invece di mettere camel underscore case, scrivo camel case con la C maiuscola. Tutti i nomi di variabili, eccetera, iniziano con una lettera. Non è possibile far iniziare, o meno di solito non si fa iniziare, con un underscore o con altri caratteri. Di solito quando io scrivo il codice si mettono sempre degli spazi attorno agli operatori, quindi non scrivo A più B, tutto attaccato, ma scrivo A spazio più spazio B. Questa è una convenzione universale utilizzata praticamente da tutti i programmatori JavaScript. Si utilizzano quattro spazi per indentare il codice e se avete notato prima l'ambiente WebStorm mi aveva rimproverato perché avevo scritto del codice senza indentarlo di quattro caratteri. E quando scrivevo il codice automaticamente vedete che qua, senza fare nulla, me li ha indentato di quattro caratteri, di quattro spazi. Infine, ricordatevi di utilizzare le estensioni corrette per i file. .html, .css e .js. .js è l'estensione dei file che contengono codice JavaScript. Questo permette
ai server e ai browser di trattare nella maniera corretta i file e quindi di interpretare correttamente il contenuto. Direi che con questo abbiamo completato la nostra panoramica su come funziona JavaScript, quali sono le sue caratteristiche principali. Se volete potete dare un'occhiata alle slide che ho saltato sul confronto tra Clojure e oggetti per avere qualche informazione in più. Comunque vedremo poi ulteriori esempi nelle prossime settimane. Quindi per oggi chiudiamo qua e noi ci vediamo giovedì prossimo.